Ecco, praticamente un tutorial per spiegare come partire anche da soli. Vedete qua, questo qua è un gancio Wizard, che si stacca anche sotto tiro, anche sotto pressione, il gancio si apre facilmente, basta tirare questa fettuccina. Tirando questa fettuccina, tirando questa fettuccina si apre il gancio e si stacca. Il kite è collegato alla macchina, qualsiasi macchina va bene, insomma, anche senza gancio traino. Questa qui è un Jeep Wrangler che mi dà la possibilità di arrivare in spiaggia. E nel momento in cui il kite sta messo a vento, sta alla finestra del vento, sta in piedi da solo, io arrivo qui, mi vado ad agganciare il trapezio in questa maniera, aggancio il trapezio, infilo la fettuccina, ecco, e basta sganciare leggermente tirando, tiro questa qui e si apre il gancio. In questo momento libero il kite, in questo caso dalla macchina, va a cadere a terra, prendo la barra, faccio l'operazione e il kite va a salire su. La stessa cosa si può fare al ritorno, rientrando con il kite in aria. Adesso è un po' complicato perché con una mano tengo la telecamera, con due mani è più facile. Tengo il gancio aperto, vado a inserirlo nel chicken loop, chiudo e il kite ormai è attaccato al gancio. Mi stacco qui, stacco questa e ovviamente rimane tutto quanto attaccato alla macchina. E a questo punto posso far atterrare il kite, girare in completa sicurezza.